Chiara sconfitta del Potenza contro il Brindisi in netta ripresa in campionato. Gli uomini di Giacomarro, su un campo al limite della praticabilità, riescono a restare in partita solo per un tempo. Poi, nella ripresa, i padroni di casa, sotto di un gol, ribaltano e allungano grazie alla tripletta di Ciro Esposito. Il primo tempo racconta un Brindisi determinato a portare a casa i 3 punti e passa subito in gol con Ferrara all'ottavo, che di testa batte Patania. La risposta potentina non si lascia attendere, all'11° Di Senso, sempre di testa, mette in parità il match. Al 20° Molinari, su punizione, mette a lato. 22° gol annullato al Brindisi per posizione irregolare di Molinari. Il Brindisi attacca e al 24° Patania si salva da un tiro ravvicinato. I rossoblù provano a spezzare la superiorità dei padroni di casa, ma al 37° ancora Brindisi pericoloso con Molinari che mette ancora a lato. Ma il Potenza c'è e dopo un minuto Palumbo devia in rete un cross dalla sinistra portando avanti Lucani. Si va al riposo con il vantaggio dei rossoblù che però nel secondo tempo sembrano non entrare in campo e subiscono l'iniziativa di casa. Infatti al 12° arriva il pareggio grazie al colpo di testa vincente di Esposito. Ancora una mischia è fatale per gli uomini di Giacomarro che al 20° subiscono ancora la rete sempre con Esposito. Il Potenza prova a reagire ma non riesce a trovare la giocata giusta e dopo neanche 3 minuti subisce anche la quarta segnatura sempre con Esposito che si avventa su una palla frenata prima da Patania e poi dalla Pozzanghera. I rossoblù subiscono il doppio colpo e non riescono più a reagire, l'unico tiro arriva nel finale con Palumbo che chiama alla parata Pizzolato. Finisce 4-2 per il Brindisi e per il Potenza ancora un'occasione persa per accorciare sull'Andria.